Federico, prima o poi doveva succedere, però dopo una serata del genere da dove si riparte? Oh, si riparte dalla grande forza che abbiamo avuto in 10 contro 11, dall'orgoglio di dimostrare che noi siamo l'Italia, lottiamo fino alla fine, anche se stasera non abbiamo dimostrato il nostro gioco, però la voglia di lottare per questa maglia, per il nostro allenatore che ci ha portato grande entusiasmo in questi anni c'è stata, e ora pensiamo alla partita di domenica perché vogliamo ritornare a vincere subito. Resta comunque l'orgoglio per una serie incredibile di risultati, 37. Sì, penso che dobbiamo solo applaudire il mister Mancini, quello che ha fatto, e tutti i ragazzi che hanno fatto parte di questo grandissimo percorso, di fare il record del mondo, e quindi c'è grande orgoglio. Poi di mezzo ci abbiamo messo anche un europeo, quindi ancora sono state veramente notti magiche che penso in futuro continueranno. Bisogna essere orgogliosi di quanto fatto e sicuramente ci deve servire di insegnamento questa partita per il futuro, perché abbiamo commesso degli errori per mancanza di pazienza, lucidità e anche consapevolezza di quelli che possono essere i vari momenti della partita. Ci vuole rispetto per gli avversari e capire che delle volte per alcune fasi della partita possono anche metterti in difficoltà, condurre il gioco, ma la partita è lunga. Abbiamo visto nel secondo tempo, quando veramente 10 contro 11, 2-0, non avevamo più chance, che comunque qualcosa la Spagna ti concede sempre. E c'è questo rammarico di non aver capito bene questa partita e di non aver avuto tutte quelle doti che invece avevamo avuto a luglio e ci avevamo permesso di arrivare fino in fondo. Però è un passaggio di crescita importante, è un passaggio di crescita che ci deve servire adesso per preparare bene la partita contro la Svizzera il prossimo mese, che è fondamentale. E poi dopo avremo un anno per preparare questo mondiale in Qatar. Si riparte da quello da cui ripartiamo anche dopo ogni vittoria, ossia dal lavoro, da fare le cose come le abbiamo fatte da qui, dalla prima partita fino alla 37esima, ossia con il cuore e con la voglia di vincere le partite.